Bravo, bravo. Ti prego stavolta. Rispettabilissimi signori, prima di dirvi lo scopo della mia presenza, permettete che qui mi presenti. Io sono il famoso psichiatra otorinolaringoiatra da tutti ben conosciuto. La mia fama è enorme! In un ramo richiamo la vostra attenzione, poiché le malattie da me studiate sono numerose e lo testimoniano le mie innumerevoli lauree e medaglie conquistate ad honorem e a bustarellam e a spafandum. Ma la ristrettezza del tempo non mi permette di trattarle tutte quante come era mia intenzione. E allora, per non annoiarvi, o per meglio dire, per non scocciarvi, mi limiterò a parlarvi di un male solo, che senza dubbio è il più comune. Ebbene, signori miei, chi di voi, ripeto, chi di voi non ha mai sofferto il mal di pancia? Tutti, vero? Orbene, voi non potete mai immaginare quale sia la causa di questo terribile male che si produce nel vostro canale di macinatoria. La liquida solida magnetica frenetica dalla via dirigibilistica rotabile automobilistica passa a quella ferrata e arrivando alla stazione di fermata battendo un pezzo contro l'altro provoca lo sfasciamento di tutto questo materiale. Le terribili coliche, i dolori di ventre, il sistema più conosciuto e oltretutto più efficace è quello di purgarvi, signori miei. Altrimenti la siringa ci pensa e pagate i vostri debiti, clienti miei, se no bestemmio il mondo e tutti gli dèi.
Mi fece effetto, no, questa all'inglese. Sono certo che un buon purgante voi già l'avete preso. Io sono Agosto, medico reale, e conosco bene anche la malattia di due donne e dove ne proviene. A voi tasto il polso, a voi osservo i reni e ordino la mia medicina. Se la mia medicina non fa operazione, mi ci gioco per vinci tutta la mia ragione. Non fa effetto? E allora andatevi dall'altro mondo e allora aspettano. Bravo! Bravo. Bravo.